come capire che una fase della nostra vita è terminata e bisogna cambiare? Che sia un rapporto di coppia, un lavoro, una facoltà universitaria, una città, quando è il momento di cambiare? In questo video vedremo due parametri che puoi utilizzare per capire quando è arrivato il momento per creare un cambiamento nella tua vita, ma soprattutto ti darò dei consigli pratici per gestire i cambiamenti, visto che per esperienza so che anche nelle situazioni in cui la persona si rende conto che c'è un cambiamento palese da fare nella sua vita, tende a non farlo per una serie di motivi che tra un po' andremo a vedere. Però partiamo dall'inizio, e cioè come capire quando è il momento esatto per creare un cambiamento nella propria vita. Ti dicevo, ti do due parametri. Primo parametro, valuta quanto sei soddisfatto. Quindi, quanto sei contento del lavoro che fai, quanto sei contento del tuo rapporto di coppia, quanto sei contento della città in cui vivi, quanto sei contento di... Valuta sempre quanto sei soddisfatto, felice, contento di quella situazione. Chiaro, tra la soddisfazione e la felicità c'è una bella differenza, però almeno devi essere soddisfatto. Perché se vai al lavoro ma sei insoddisfatto di quello che fai, se nel tuo rapporto di coppia sei insoddisfatto da 20 anni, se nella città in cui vivi sei insoddisfatto, vuol dire che semplicemente dovresti attuare un cambiamento. Quindi valuta come prima cosa quanto sei contento di quello che fai. Puoi prendere questo, chiamiamolo così, un termometro immaginario che va dalla soddisfazione fino alla felicità. Questo termometro deve almeno segnare qualche tacchetta di soddisfazione. Se non c'è soddisfazione, se non tocchi almeno la soddisfazione, vuol dire che devi cambiare. Ma mi raccomando, questo discorso non deve portarti a pensare che in quello che fai non devono esserci delle difficoltà. Nel mestiere che fai, anche se sei molto soddisfatto del tuo mestiere, qualche difficoltà ci sarà sempre. Quindi le difficoltà fanno parte della vita, ben vengano, e va bene così. Anche in un rapporto di coppia, così come in tutte le varie aree della nostra vita, delle difficoltà ci saranno sempre e vanno benissimo, ci aiutano ad evolvere. Quello che però deve comunque esserci è una sorta di soddisfazione, di felicità, di contentezza per quello che stai facendo. Questo è il primo parametro. Il secondo parametro è la soglia di sopportazione massima della sofferenza. Intendo che quando arrivi ad un punto dove soffri troppo, lì devi creare il cambiamento, ma lo devi creare in maniera rapida e veloce. Ti faccio un esempio. Ipotizziamo che ti fai male ad una gamba. Se il dolore è minimo, tu semplicemente sopporti quel dolore e non c'è bisogno che fai nulla. Ma se il dolore è intenso e cresce sempre di più fino a diventare insopportabile, a quel punto tu sei costretto, vuoi o non vuoi, a fare qualcosa. Sei costretto ad andare dal medico, a prenderti un farmaco, a fare una qualsiasi azione che ti possa portare a soffrire di meno. Quindi c'è una sorta di soglia che, una volta che viene superata, ti porta per forza ad agire con durezza per risolvere la situazione. Questa soglia nella tua vita non dovresti mai arrivare a toccarla. Quindi se un rapporto di coppia ti porta a superare questa soglia, vuol dire che questo rapporto di coppia va chiuso immediatamente, devi cambiare subito. Quindi quando arrivi a toccare questa soglia, vuol dire che il cambiamento deve essere messo in atto il prima possibile. Perciò valuta se sei soddisfatto di quello che fai, ma se non sei soddisfatto e ti stai avvicinando troppo a quella soglia che ti porta a dire cavolo, devo cambiare il prima possibile, allora è evidentemente arrivato il momento di creare il cambiamento che la vita ti invita a fare. Quindi una volta appurato che ci sono questi cambiamenti da fare, come bisogna agire? Perché per esperienza ti dico che le persone che vedo in consulenza, che magari sanno che un cambiamento nella loro vita va attuato, non lo mettono in atto per una serie di motivi molto, se vogliamo anche banali.
però ti elenco i più importanti. Il primo è l'idea che se crei dei cambiamenti sei un fallito. Le persone dicono: io ho studiato magari 5 anni all'università, poi sto svolgendo questo mestiere da 3 anni, adesso se cambio sarei considerato un fallito. No, se non cambi sei un fallito, perché non stai seguendo una via che ti risuona, non stai ascoltando te stesso, non se cambi. Quindi cerca di capire, la vita è fatta di cambiamenti. Cambia il rapporto che tu hai con te stesso, cambia la città in cui vivi, cambia il rapporto che hai col tuo partner, cambiano le stagioni, cambia il meteo, cambia tutto. Tutto è in costante cambiamento. Quindi il fatto che anche tu, nella tua carriera, decida di creare un cambiamento è una cosa normalissima, è una cosa che va in accordo con la vita e col funzionamento dell'universo. Però è importante abbracciare i cambiamenti, perché quando tu non abbracci i cambiamenti, quei cambiamenti poi sarai costretto più avanti nel tempo a farli, però soffrendo. Quindi ti conviene cambiare con le buone. Perciò, che sia un rapporto di coppia, una facoltà universitaria o altro, se ti rendi conto che senti da tanto tempo che è arrivato il momento di cambiare, non giudicarti, non criticarti, smettila di dirti che sei un fallito se cambi, perché sarebbe il contrario. Sei un fallito se continui a percorrere una strada che ormai palesemente non è la tua. Nel momento in cui ti rendi conto che una via può essere una via valida per tutti quanti, ma non è una via valida per te, quello è il momento di cambiare, punto. E non ci sono scuse, perché tante volte nelle consulenze vedo questo schema. Le persone si rendono conto che devono cambiare, ma rimandano il cambiamento perché dicono: ma lo posso fare tra un mese, lo posso fare tra un anno. No, lo devi fare appena te ne rendi conto. Sai che quel cambiamento va fatto, prima lo fai e meglio è. È un po' come quando magari d'estate, a me non piace andare sulla spiaggia a mare d'estate, preferisco di gran lunga la montagna, però ipotizza che devi tuffarti nell'acqua, sai che devi tuffarti, inutile perderci 20 anni per tuffarti. Prima ti butti, meglio è. È una cosa che comunque devi fare, quindi prima la fai e più sarà facile gestire quello che viene dopo. Più rimandi quell'azione, più ti verrà poi difficile creare quel cambiamento. Quindi non considerarti un fallito se semplicemente ti rendi conto che ci sono delle cose che devi cambiare, e soprattutto non rimandare i cambiamenti. Vanno fatti ed è importante farli il prima possibile. Un'altra cosa che blocca tante persone è il fatto che tendono in un modo o nell'altro a sacrificarsi per mantenere un'immagine di sé con gli altri. Quindi dicono: ma se io cambio, poi i miei genitori, i miei parenti, i miei colleghi, eccetera, non mi vedono più nello stesso modo. No, l'unico che non ti vedi più nello stesso modo sei tu. Anche se tua madre potrebbe non essere d'accordo col cambiamento che tu stai attuando, l'importante è che tu sei d'accordo. Quindi non sei nato per far felice i tuoi genitori, non sei nato per far felice me, non sei nato per far felice il tuo partner, non sei nato per far felice gli altri. È giusto che ti metti al centro della tua vita e da lì poi crei i cambiamenti che tu reputi necessari. Quindi se ti ascolti, sai che magari è arrivato il momento per creare un certo cambiamento. Quindi il parametro che devi usare è ascoltarti di più. Una volta che hai capito che quel cambiamento va fatto, è inutile rimandare. Non risolverai la situazione rimandando e procrastinando quel cambiamento. Quindi non sei un fallito perché cambi, non procrastinare e non immolarti per gli altri, perché non sei costretto a vivere una vita triste e infelice solamente per far felice gli altri. Sei nato per essere felice, quindi datti il permesso di diventarlo, e per diventarlo hai assolutamente bisogno di creare dei cambiamenti nella tua vita. Quindi quello che voglio dirti io è questo qui: abbraccia i cambiamenti, non resistere ai cambiamenti quando ti rendi conto che invece vanno attuati, perché i cambiamenti sono i nostri più grandi alleati. Perciò abbraccia il cambiamento, e lo so che
alle volte creare un cambiamento non è la cosa più facile di tutte, però quando qualcosa sai che è importante farla, agisci. Non rimandare, perché nel rimandare rendi tutto più complicato.